gli dice, insomma, con una metafora edulcorata: caro Shop, tu sei una donna di facili costumi, ecco, mettiamola così. E così i due non si scrissero più. Shop, che era profondamente scorretto, dette alle stampe queste lettere. Quindi potete immaginare poi quale fanfula. Però per noi, tranne questo rapporto, oppure il giudizio morale che possiamo avere su questo personaggio ambiguo, quello che ci interessa è che costui è l'unico che fu presente quella sera alla lettura della sentenza e poi riassunse i capi di imputazione appunto per il suo maestro, per scrivere al suo maestro. Quello che però io volevo farvi leggere qui è appunto il testo della sentenza così come ci resta. È un po' lungo, abbiate pazienza, ma vedete, nella prima parte c'è il solito stile, diciamo: essendo stato visto e considerato il processo contro di te formato, il giudice che si rivolge, e le confessioni degli tuoi errori ed eresie con pertinace e ostinazioni, benché tu neghi esser tali, e tutte le altre cose da vedersi e considerarsi, siamo venuti all'infrascritta sentenza. Noi, reverendi padri maestri di sacra teologia e dottori, dicemo, pronunziamo, sentenziamo e dichiariamo te, fra Giordano Bruno, essere eretico e impenitente, pertinace ed ostinato, e perciò essere incorso in tutte le censure ecclesiastiche e pene degli sacri canoni, leggi e costituzioni, così generali come particolari. Ce le aveva fatte tutte Bruno, particolari, generali, insomma aveva infranto ogni sorta di indicazione sacra. Leggi e costituzioni così generali come particolari, a tali eretici confessi, impenitenti, pertinaci e ostinati imposte. E come tale te degradiamo verbalmente e dichiariamo dover essere degradato, sì come ordiniamo e comandiamo che sia attualmente degradato da tutti gli ordini ecclesiastici, maggiori e minori, nelli quali sei costituito secondo l'ordine dei sacri canoni, e dover essere scacciato, sì come ti scacciamo dal foro nostro ecclesiastico e dalla nostra santa e immacolata Chiesa, dalla cui misericordia ti sei reso indegno, e dover essere rilasciato alla corte secolare, sì come ti rilasciamo alla corte di voi, Monsignor Governatore di Roma, qui presente, per punirti delle debite pene, pregandolo però efficacemente che voglia mitigare il rigore delle leggi circa la pena della tua persona, che sia senza pericolo di morte o mutilazione di membro. Attenzione, due piccole riflessioni. Una sulla punteggiatura. Come vedete, qui ci vogliono 4 punti. Due, Bruno è scomparso, è diventato invisibile, nel senso che è cacciato via da tutto, dall'ordine, perché ha commesso e infranto i sacri canoni sia nelle indicazioni generali che in quelle particolari. Quindi per la Chiesa è dimenticato, viene cacciato fuori dalla Ecclesia, fuori dalla Chiesa. E chi se ne prenderà cura? Seconda riflessione, con un'indicazione profondamente, se volete, ipocrita: il governatore di Roma, perché la Santa Inquisizione non può condannare a morte, non può perdere o essere causa della perdita di un'anima, o non può macchiarsi direttamente di spargimento di sangue. Avete visto nel finale che cosa dice? Che viene pregato il Monsignor Governatore di Roma di punirlo, perché quelle pene vanno punite, però mitigando il rigore delle leggi circa la pena della tua persona, che sia senza pericolo di morte o mutilazione di membro. Quindi è una formula che però naturalmente il governatore sapeva a che cosa corrispondeva. E questa è la conclusione. Perché scompaia definitivamente, non deve scomparire solo la persona di Bruno. Sul rogo non deve ardere soltanto il corpo di Bruno. Di più condanniamo, riprobiamo e proibiamo tutti i soprandetti altri tuoi libri e scritti. Quindi tutta l'opera bruniana deve essere bruciata con lui. Come eretici ed erronei e continenti molte eresie ed errori, ordinando che tutti quelli che sinora si sono avuti e per l'avvenire verranno in mano del Sant'Uffizio siano pubblicamente guasti e abbruciati
nella piazza di San Pietro, avanti le scale, e come tali che siano posti nell'indice dei libri proibiti, siccome ordiniamo che si faccia. E così dicemo, pronunziamo, sentenziamo, dichiariamo, degradiamo, come è salmodiante, vedete, no? Degradiamo, comandiamo, ordiniamo, scacciamo e rilasciamo e preghiamo in questo e in ogni altro miglior modo e forma che di ragione potemo e dovemo. Quindi, così Bruno viene licenziato, il governatore di Roma ha capito questa formula, che cosa vuol dire, e non solo nel presente Bruno sarà arso vivo, ma saranno arsi tutti i suoi libri. D'ora in poi, dice, tutti quelli che sinora si sono avuti e per l'avvenire verranno in mano del Santo Uffizio. Quindi comincia la caccia nelle biblioteche private, se volete, eccetera, oppure chi possiede un libro di Bruno deve consegnarlo se non vuole incorrere nei rigori della Inquisizione. E qui firmano tutti, ma io vi risparmio la firma di questi 9 inquisitori, ma adesso spero che avete un po' di curiosità, ve li faccio vedere. Sono questi. Questo è il cardinal Madruzzo, il primo, il padrone di casa. Il processo non gli porta benissimo, muore un mese dopo. L'altro è uno dei più anziani, ha già 80 anni, come vedete anche lui, lui muore ad agosto, Madruzzo muore ad aprile, quindi il processo a questi due gli porta malissimo, è il più anziano. Luigi Sasso ha una particolarità, è nato a Nola pure lui, però il padre era un mercante che si muoveva tra Nola e le Calabrie, in realtà durante il processo non spende una parola, diciamo, per il suo concittadino. Questi sono tutti cardinali che hanno un nobile lignaggio. Quello che volevo dirvi, e sarebbe facile adesso fare l'ironia su questa giuria, in realtà non è così. Sono tutti o, e questo è ovvio, laureati in teologia, ma sono anche tutti laureati in diritto. Hanno studiato nelle migliori università italiane. Dezza è l'unico spagnolo e ovviamente ha studiato a Salamanca. Il resto sono tutti giudici finissimi, sono molto esperti nel diritto canonico in genere e hanno fatto una lunga trafila. Sono tutti vecchi, tranne uno. Ah, proprio quello che manca qui in mezzo, che è Bellarmino. Non ho capito perché è saltato, sarà, ecco, Bruno che si vendica, ma attenzione, Santori è colui che si muove, come vi dicevo, da Roma per andare a Venezia perché vogliono Bruno a Roma. Se questa fosse una sceneggiata, Santori sarebbe malamente, perché è proprio lui, è l'ala più dura, è il più intransigente, è il più difficile, come dire, da affrontare. È un controversista molto esperto, ha fatto molta gavetta prima, è stato inquisitore prima nel territorio campano, prima di essere chiamato a Roma. È uno che ha affrontato moltissime dispute, è anche il più ostico, è quello che a Venezia convince i padri inquisitori di Venezia che Bruno è troppo abile come retore e che quindi c'è bisogno di una giuria molto più severa. All'altro, all'ultimo, invece, questo processo, diciamo, porta bene, perché è Camillo Borghese che diventa Papa Pio V dal 1605. Naturalmente raccoglie insieme agli altri cardinali il voto di tutti quelli che durante questo processo bolbroniano, quelli che sono ancora vivi ovviamente, erano, diciamo, suoi colleghi in questo giudizio così difficile.